ospiti, Guido Guidesi, Lega Nord, condivide un po' il pensiero del ministro, nel senso che poi la politica è quella dei piccoli passi, non potevamo pretendere che dalle dichiarazioni del trilaterale emergesse chissà cosa. Ma lei li vede questi passi, seppur piccoli, o no, Guidesi? Ma il problema è che non c'è bisogno di piccoli passi, al di là che si siano visti o non siano visti. Qua c'è bisogno di un cambiamento totale. Oggi sono arrivate 6.000 persone, ma io della solidarietà di Francia e Germania sostanzialmente non me ne faccio assolutamente niente. Qua il problema vero, ed è quello che diceva Macron, che ci sono migranti economici e persone che scappano dalla guerra. Noi sono 3 anni e mezzo che sostanzialmente prendiamo tutti. Il 90% delle persone che arrivano qua sono migranti economici, non hanno diritto a stare sul nostro territorio, noi non li espelliamo e addirittura li mettiamo in un sistema accoglienza che, ribadisco, quest'anno ci costa 5 miliardi di euro solo per quest'anno, li accompagniamo qua. Io non so l'Italia e il governo italiano, dopo aver creato questa situazione, perché è una situazione creata dal governo italiano, se ha intenzione di aspettare piccoli passi che arrivano da gente che ci è solidale rispetto a quello che noi stiamo facendo. Se prima parlavate di un possibile intervento militare in Libia, noi ci auguriamo che quell'intervento militare in Libia non ci sia, ma ci auguriamo altresì che ci sia mezzo per utilizzare la marina militare per fare dei blocchi navali che mi sembrano assolutamente urgenti. Noi oggi non siamo nelle capacità e nelle facoltà di accogliere altre persone, soprattutto persone che non hanno diritto a rimanere qua. Serve lanciare un messaggio chiaro dall'altra parte del Mediterraneo, cioè il fatto che qua non possono venire tutti, che qua non c'è posto per tutti, perché ad oggi quello che sta passando e quello che continua a passare dal nostro punto di vista è che di là dal Mediterraneo ci sia la percezione che chiunque venga di qua, cosa che è reale, entri in un sistema accoglienza, gli diano da mangiare e da bere, lo accolgano e lo assistano e non ci sia nessuna differenziazione tra chi può stare qua e chi invece deve essere espulso. Macron dice una cosa che assolutamente non fa una grinza, ma che si differenzia totalmente da quello che ha fatto il governo italiano in questi ultimi 3 anni e mezzo. Sottolineando appunto la differenza fra migranti economici e chi fugge dalla guerra. Ministro Giro, le chiedo naturalmente di replicare, poi davvero semplice. Vengo da Michele Sine e Fabbri. È molto semplice, tutti fanno la differenza, è evidente, e le commissioni sono qui per questo. Il problema è molto semplice, che non esistono rimpatri forzati. Non esistono perché i rimpatri vanno fatti con l'accordo dell'altro paese, se no non ti fanno atterrare gli aerei. E questo è stato già sperimentato, quindi smettiamola, certo, di dire bisogna rimpatriare così. Ci vogliono, purtroppo, così è. Ci vogliono gli accordi. Quindi è un lavoro che continua anche con gli africani più che con gli europei. Almeno cosa, io mi occupo di questa parte. Cosa aspettate a fare un atto di forza? Cosa aspettate a fare un atto di forza? Sono 4 anni che dite le stesse identiche cose. Non ci sono. Io non so se voi avete la percezione di quello che sta succedendo sui territori. L'atto di forza, andate in giro sui territori, andate a vedere le strutture dove li mettete e rendetevi conto di quello che sta succedendo. Per favore, mi lascia parlare, io ho lasciato parlare lei. Un'ora, vice ministro, ha parlato un'ora, sono 4 anni che parlate. Non esistono atti di forza, punto. Non esistono. Vuole fare la guerra a qualcuno? Ecco, non esistono atti di forza, non esiste. No, io non voglio fare la guerra a nessuno e l'ho premesso precedentemente. Le dico di utilizzare la marina militare per quello che serve, non per accompagnare persone che non hanno diritto a stare qua. Non li avete fatti nemmeno voi quando stavate al governo, perché è una cosa che non esiste. Faccia i conti, si guardi i numeri, vada in giro a vedere quello che avete combinato. È soltanto propaganda. Andate in giro sui territori, fatevi un giro. Solo propaganda elettorale, non esistono. Lei noi facciamo campagna elettorale. Faccia proposte serie, fattibili, è quello su cui si sta lavorando. Lei dia le soluzioni, capito? Che ha il governo, lei dia le soluzioni date, che è l'unica soluzione che avete dato fin qua, allora, è arricchire cooperative e società di accoglienza. Questo è avete inutile fatto fino che adesso. Lei urli.